seguito di una modifica delle politiche gestionali dell'amministrazione comunale sui servizi dell'infanzia, dice ancora questa mozione, ma non è così. In realtà il Comune quest'anno ha garantito 134 nuovi posti in più nei nidi e nelle materne. C'è stato però un aumento della popolazione e soprattutto un aumento non omogeneo. Ci sono zone, e concludo, ci sono zone dove abbiamo posti disponibili, altre purtroppo come la 2 e la 9 che sono in sofferenza. Il Comune di Milano si sta adoperando affinché, per esempio, per quanto riguarda le scuole materne, lo Stato intervenga facendo la sua parte e aprendo sezioni statali. Do la parola al capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Allora, io condivido la richiesta iniziale di questa mozione, ovvero quella di favorire i ricongiungimenti, perché se un bambino ha già fatto un anno in una classe, è anche vero che molte volte i bambini si trovano ad essere cambiati di classe all'interno della stessa scuola e quello è un problema in sé. Però dove possiamo limitare, dovremmo cercare di limitare l'impatto psicologico, il trauma, anche se lieve, verso i bambini. Quindi il ricongiungimento dovrebbe essere favorito. Sinceramente il discorso che se favoriamo i ricongiungimenti sfavoriamo i figli unici, ma io veramente non riesco a farmi una ragione di come possa fare a stare in piedi. Allora, la persona, facciamo in questo caso, no, che si trova a portare i bambini perché non è stato favorito dal ricongiungimento, uno in una struttura in Piazzale Maciachine, un altro in via Guerzoni, ha un oggettivo proprio svantaggio dal punto di vista logistico, cioè deve girare sia in via Guerzoni che andare in Piazzale Maciachine. Se uno ha un figlio unico, no, e gli capita di andare o in Maciachino o in Guerzoni, dal punto di vista dell'organizzazione logistica gli cambia pochissimo. È per questo che io proprio faccio fatica a capire perché la questione del figlio unico, il ricongiungimento svantaggia i figli unici. Cioè, anche perché voglio dire, nella maggior parte dei casi, non scaldiamoci, cioè, a me sarà un mio limite, ma non capisco come fa a stare in piedi, anche perché voglio dire, magari può anche capitare che la prima volta che uno si iscrive è figlio unico e nel mentre, no, arriva un fratellino. Per cui voglio dire, quindi magari una volta tutti eravamo, cioè voglio dire, i più grandi sono stati figli unici, soprattutto i primogeniti, no? Se non nati da parto gemellare, è la palissiano. Per cui, no, ecco perché no, faccio fatica a capire come fa a stare in piedi una cosa del genere. Nonostante ciò, dal momento che credo che non serva a nessuno che questa mozione, come già anticipato a Ferrando qualche mese fa quando aveva proposto la prima versione, io non vorrei che questa fosse motivo di lotte ideologiche, per cui lascerei fuori da questa mozione il più possibile la considerazione di privati o pubblici e tranne qualche riga in cui effettivamente, vabbè, sarebbe giusto specificare che la questione della scelta della una struttura privata sfavorisce nell'assegnazione dei punti, quello magari sarebbe giusto evidenziarlo, però per semplificare io toglierei nella seconda pagina dalla riga 9 alla riga 13 e dalla riga 17 alla riga 20. Sì, scusate, però è difficile contare, i capoversi sono 1, 2, 3, seconda pagina, dalla riga 9 alla riga 13, no, dalla pagina 2, allora il testo è che tali modifiche, quindi nella pagina 2 della mozione, che tali modifiche hanno introdotto sperequazioni ingiustificati tra chi preferisce e indica strutture convenzionate nella propria richiesta di iscrizione e chi sceglie strutture comunali. Questi ultimi ricevono un punteggio molto superiore ai primi.
che tale regola non è peraltro messa in chiaro all'atto di iscrizione, viene riscontrata dai genitori solo al momento in cui conoscono la propria posizione in graduatoria. Quindi, allora, l'unica cosa che prenderei di questo, diciamo, di queste righe è il fatto che viene riconosciuto quando, cioè alla fine, non in precedenza, il fatto che si viene penalizzati nello scegliere strutture private, però dato che non fa parte, diciamo, dell'oggetto del ricongiungimento, su cui io ci terrei che ci fosse attenzione, eliminerei proprio queste righe, così come l'altro, diciamo, l'altra frase che dice che si verifica una resistenza ingiustificata da parte dell'amministrazione comunale a porre in essere nuove convenzioni con strutture non comunali, al punto che i posti in convenzione si sono ridotti, eccetera eccetera. Anche perché, voglio dire, appunto, ripeto, sapete che io sono favorevole a più alla struttura pubblica che a quella privata, per cui è giusto che un'amministrazione gestisca, gestisca le proprie strutture e punti anche a migliorare la gestione e magari a far abbassare i propri costi, per cui noi come amministratori dovremmo concentrarci più su quello che sul dire andiamo a privatizzare. Però ripeto, io direi di lasciarla fuori questa parte. Grazie. Consigliera Mizzau. Sì, io solo per sottolineare quanto ha detto la Presidente Locostolo, che mi vede in tutto e per tutto d'accordo. C'è stato, è vero, il problema anche della modulistica, di continuare a cambiare modalità nell'iscrizione, ha creato e crea problemi nelle famiglie. Io sono nell'unità educativa 78 e penso che ciascuno di noi, cioè ogni unità educativa all'interno del consiglio di zona vede la presenza di un consigliere. Ora, lì in quell'unità non ci sono stati problemi relativi al ricongiungimento, se non in un caso, ma ahimè per un po' credo disattenzione di una mamma che si è trovata ad avere un figlio iscritto da una parte e un figlio iscritto dall'altra. Questo è stato così un po' aiutato dalle due PO, che senza richiedere l'iscrizione al prescuola e al dopo scuola hanno un po' aiutato negli orari. Comunque il problema è proprio, è vero, relativo ai figli unici, perché per poter ricongiungere due fratelli viene alzato il punteggio e di conseguenza in automatica scalzano i figli unici, per cui anche questo è una, se vogliamo, una ingiustizia tra virgolette nei confronti delle altre famiglie, perché è vero che se uno ha un figlio unico, se l'esempio di prima mi sembrava Guerzoni o Maciacchini, però se quello abita in via Caianello diventa veramente un disagio portarlo fino in piazza Maciacchini, anche se ha un figlio solo. Per cui io sono molto perplessa su questa mozione e forse varrebbe la pena di aspettare anche se con un po' in ritardo, ma e lo sottolineeremo quando verrà qui il ritardo, ma la presenza del funzionario al quale fa presente tutte queste difficoltà e anche altre magari riguardanti la modulistica in genere, riguardanti il prescuola, riguardanti il doposcuola, e magari lì i consiglieri che sono nelle unità educative potrebbero anche arrivare preparati con un elenco di problematiche da sottoporre e magari richiedere anche delle risposte, magari più concrete possibile, ma non nelle nuvole come a volte i funzionari tendono a mantenere le loro risposte. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, brevemente, dunque, su quello che diceva lei, io rimango un po' perplesso sul fattore di non poter scegliere dove mandare un figlio, se alla scuola materna pubblica oppure quella convenzionata. Rimango un pochino perplesso perché io la libertà di decidere dove posso mandare una persona nata non può essermi negata anche da un TAR o da qualsiasi voglia giudice. Se io decido di mandare un figlio da qualche parte, lo voglio mandare sia in pubblico che privato. Ci mancherebbe che deve dirmi il giudice cosa devo fare per un bambino. La seconda cosa è, ma a fronte di questo mi sembrava che comunque sia
le strutture comunali erano già saturate e c'era già una fila per entrare di oltre 300 posti, quindi non è vero che le strutture, tra virgolette, parificate private hanno in qualche modo penalizzato l'amministrazione comunale, ma già in questo momento, quest'anno, penso all'inizio dell'anno, fino all'anno scorso, c'era già una trafila, una coda per entrare negli asili nido. Mi dica se sbaglio, ma io ho letto questo sui giornali. Grazie. Io non posso dirle se sbaglia perché sono già intervenuta e potrei fare delle precisazioni, ma non posso perché sono già intervenuta. Prego, capogruppo Viganò. Sì, sulla base delle spiegazioni date dalla Presidente della Commissione e dalla Consigliera Giovanni Mizzau, il nostro gruppo voterà contrariamente a questa mozione. Vorrei poi aggiungere una cosa a livello personale. Io ho letto la settimana scorsa, 10 giorni fa, 15, non mi ricordo, la polemica che la persona che era venuta qui a porre il problema ha posto a tutti i consiglieri facendo degli appunti alla presidenza di questa commissione, e ho visto che praticamente ha scritto a tutti i consiglieri del consiglio di zona. Allora io di questa cosa qua ho chiesto ragione alla presidente del consiglio di zona, nel senso che io per una volta che avevo bisogno il numero di telefono della consigliera Newsday e non lo avevo, ho dovuto chiamare gli uffici e gli uffici hanno telefonato alla consigliera Newsday chiedendo, seppure siamo in consiglio assieme, se lui dava la sua autorizzazione praticamente a darmi il suo numero di telefono per poterlo chiamare. Allora, personalmente, la presidente di questo consiglio di zona mi ha detto che praticamente gli uffici, né lei né chiunque altro, è autorizzato a dare indirizzi email o numero di telefono di alcunché. Per cui ritengo, per me è stata una cosa abbastanza, non dico fastidiosa, però voglio dire, se ci sono delle regole manteniamo, per cui manteniamole. Per cui deduco che a questo genitore, che tra l'altro ha aperto una polemica abbastanza ferma e abbastanza sostenuta nei confronti della Presidenza della Commissione Educazione e del Consiglio di Zona in generale, sostenendo le sue ragioni e invitando tutti a sostenere la sua questione per quanto riguarda l'argomento trattato questa sera, io gradirei che il mio numero, il mio indirizzo email, il mio numero telefonico non venisse dato senza la mia autorizzazione. Per cui deduco che qualcuno dei consiglieri di questo consiglio di zona abbia bellamente sorpassato gli uffici in questa questione e la presidente del consiglio di zona e abbia fornito gli indirizzi email di tutti. Secondo me le cose non funzionano così. Per cui non mi piace assolutamente questa cosa, spero che non si ripeta più. Dopodiché, ripeto, sulla base delle considerazioni della consigliera Mizzau e della presidenza di questa commissione, Sinistra Ecologia e Libertà rigetterà la mozione che è stata presentata, perché la riteniamo una forzatura e ci bastano le spiegazioni che sono state date. Grazie. Se non ci sono altri interventi, consigliere Ferrando. Grazie. Allora, un chiarimento su questa tematica sollevata dal collega Viganò, in modo che la chiariamo una volta per tutte e fermiamo dunque le polemiche successive e poi torniamo sull'argomento. La mail appunto della Presidente lo consolo con tutti gli indirizzi, l'ho girata io e me ne scuso, è stato un mio errore chiaramente e dunque me ne prendo la responsabilità e non succederà più, giustamente. Chiuso questo argomento, vengo invece alle argomentazioni appunto che hanno portato i consiglieri che sono intervenuti, che ringrazio.
Partendo appunto da quanto detto dalla vicepresidente Lo Consolo, intanto allora questa mozione si riferisce ai ricongiungimenti, per cui non vuole innanzitutto sollevare questioni sulle graduatorie di iscrizione, sui criteri, sui punteggi, eccetera, eccetera. Solleva un problema che c'è e invita, insomma, a fare di tutto perché questo venga risolto. Mi sembra che da questo punto di vista il capogruppo La Terza abbia colto qual è lo spirito, senza invece appunto iniziare a dar zigogolare sulle varie questioni, il che sembra abbastanza strumentale, no? Cioè che uno va a sollevare certi elementi, non coglie qual è lo spirito della questione per cercare di buttare a mare la mozione. Mi sembra che lo spirito l'abbia colto La Terza, e da questo punto di vista, pur avendo da obiettare su quello che lui dice, no? Sugli elementi, sulle parti di testo che vuole eliminare, io comunque, proprio nell'ottica di portare avanti una mozione che ha nel buon senso la sua linea guida, io accetto le sue richieste, per cui accetto gli emendamenti che propone, e dunque la mozione che porterò alla votazione è emendata con quello che ha proposto La Terza. Mentre quello che dice appunto la Presidente Lo Consolo non mi trova d'accordo, anche negli aspetti proprio più concreti. E mi spiace appunto che non voglia sentire ed è andata a interloquire col collega La Terza. Sarebbe interessante sapere tutti noi per quale motivo. Non può, non fate una cosa, per amore di Dio, non ho capito. In sostanza, le obiezioni che porta la Presidente Lo Consolo sono di tipo fondamentalmente formale, cioè non si possono cambiare i criteri in corsa, le risorse a bilancio sono quelle che sono, non si possono aggiungere posti on demand, per cui, come dire, abbiamo di fronte al sollevare un problema, abbiamo una risposta di tipo formale, di tipo burocratico. E oggigiorno invece tutti noi stiamo cercando di lavorare affinché la burocrazia non sia ancora di nuovo l'elemento che rende la vita difficile o impossibile a tutti noi cittadini, no? Per cui questo tipo di approccio, mi permetta di dire, non è il migliore che si possa porre di fronte ai problemi. E quando si parla di risorse bilancio, ebbene, qua è un tema proprio politico su cui varrebbe la pena allora spendere due parole. Allora forse il problema è proprio qui, cioè il comune ha scelto di investire nelle strutture che aveva, aumentando, come lei giustamente ha detto, i posti disponibili nelle strutture comunali. Quei 134 posti sono nelle strutture comunali, ma li ha aumentati assumendo personale nelle strutture comunali, aumentando pesantemente i costi delle strutture comunali, e questi soldi sono stati ritolti, diciamo così, dalle convenzioni, per cui alla fine i posti disponibili sono di meno, facendo il bilancio tra posti comunali e posti in convenzione. E per cui la questione delle risorse è doppiamente negativa, perché si è speso di più avendo meno posti. Da questo punto di vista, allora, il tema non è esattamente nella mia mozione, però andrebbe aperto tutto un discorso su questo. La questione del saturare, peraltro, è oltretutto non vera, cioè i posti messi a disposizione dal comune nelle proprie strutture al momento sono tutti già saturi, cioè per poter rispondere all'esigenza dei cittadini che iscrivono i propri figli e non trovano un posto, non si possono prendere più i posti comunali perché sono già tutti saturi. Prova ne sia che se tutti voi adesso andate col tablet, col cellulare, col computer sul sito del comune, tutti potete vedere i posti in lista d'attesa, che sono, io li ho contati ancora quando ho fatto la mozione, cioè più di un mese fa, erano circa 300
i nominativi, come diceva anche De Lorenzo. Per cui vuol dire che posto lì non ce n'è più, altrimenti non si capisce perché ci sono le liste d'attesa. Ed è questo il motivo che ha spinto molti a dire: ma allora il comune non sta facendo una buona politica sulle scuole di infanzia. In sostanza, siamo di fronte a un problema e di nuovo non vengono poste in essere alcune iniziative per risolverlo. Mi spiace dunque che le risposte appunto della Presidente siano di una totale chiusura. Ripeto, io ho la massima disponibilità, anche se il Partito Democratico volesse proporre degli emendamenti, come ho già detto quando avevo iniziato a proporre questo tipo di lavoro, sono apertissimo a delle modifiche, accetto, ripeto, quelle dei 5 Stelle e la mia speranza insomma è che alla fine si possa arrivare a un voto positivo. È tutto. Grazie consigliere Ferrando. Vicepresidente Lo Consolo. Solo brevissimamente per un chiarimento, quando io ho parlato di 134 nuovi posti in più, ho parlato di 134 nuovi posti in più rispetto all'anno scorso in termini assoluti, non ho parlato di 134 posti in più nei nidi privati a scapito di quelli, in termini assoluti quest'anno abbiamo garantito 134 posti più in più. Questo non azzera le liste d'attesa, perché purtroppo le liste d'attesa sono ben più ampie di 134 posti, questo è vero, però sono stati garantiti in più rispetto agli anni scorsi e rispetto anche alla gestione precedente. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione la mozione così come emendata dal consigliere La Terza, capogruppo. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 12, contrari 21, astenuti 1, respinto. Passiamo al punto successivo. Nel frattempo ricordo che sono state raccolte firme a sufficienza per essere discusse in via d'urgenza sia la mozione presentata dalla consigliera capogruppo Melone che la mozione presentata dal consigliere Agnusdei e dal capogruppo La Terza. Quindi discutiamo il punto numero 12, mozione relativa all'annullamento della modifica dei moduli per le iscrizioni scolastiche. La parola al primo firmatario, consigliere De Lorenzo. Non ve la sto a leggere, anche se è breve. Non voglio entrare in polemica assolutamente su quello che poi si potrebbe dire lungamente, secondo ovviamente il mio punto di vista. Non reputo che una presa d'atto così com'è sia accettabile in senso automatico, senza aver fatto una discussione primaria su questo che ritengo sia una condizione forte, specialmente nella scuola d'infanzia, sostituire il nome di padre e madre con genitore. Questo è il mio punto di vista, lasciatemelo, in che democrazia si può esprimere questo punto di vista. Che sia una presa d'atto è vero, ma noi non siamo d'accordo su questa presa d'atto, come non siamo d'accordo su tante altre cose, e noi abbiamo non il timore, ma abbiamo la lungimiranza di vedere che continuando a modificare queste situazioni poi si spiani il terreno per altre cose. Quindi secondo me padre e madre nella scuola di infanzia dovrebbe rimanere, punto. E che non si possono cambiare cose, non è vero, perché lo stesso articolo che è uscito il 21 febbraio di quest'anno sull'Avvenire, dove alcuni cittadini avevano fatto rilevare all'INPS il cambio sui moduli da padre, madre, genitore, specialmente sul modello AP70,
quello da compilare per ottenere prestazioni di invalidità civile nel caso di minori e necessarie dichiarazioni di padre e madre. La risposta dell'INPS è stata molto esplicita, un quesito che abbiamo girato all'istituto stesso, quindi, i cui funzionari hanno subito aperto la riflessione e deciso di correggere il tiro. Lo svarione, assicurano, non ha nulla a che vedere con la cancellazione dei termini di padre e madre, secondo alcune parole omofobe, ma quindi hanno ritenuto che grazie a questa segnalazione si potesse lo stesso modificare il modulo che precedentemente avevano modificato con genitori. Quindi io dico che la presa d'atto in automatico c'è stata, sarà anche legale, non è stata però messa in discussione con un confronto politico vero con le associazioni di settore, neanche in consiglio comunale, ma è stata data, addirittura è stata letta sui giornali, quindi neanche è stata portata in consiglio comunale. Reputo questo modo di far politica un modo proprio unidirezionale, senza un confronto diretto con le persone interessate. La mia mozione è questa, quindi non entro nello specifico, dico solamente che noi non siamo d'accordo su questo modo di procedere e auspico che da parte anche della maggioranza, non per un sentire religioso, ma anche per una coscienza civile, ci sia una discussione, che non mi si risponda solamente, è una presa d'atto automatica e noi non possiamo farci nulla. Grazie. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente. Io volevo semplicemente dire che sostituire la parola genitore ai termini madre e padre nella modulistica per l'iscrizione dei bimbi alla scuola materna comunale nulla toglie al valore e alla responsabilità del ruolo di madre e padre, ma si pone nel percorso di riconoscimento di quei diritti civili a cui il Comune per le sue parti di competenza dà sostanza. Il Comune si trova in buona compagnia perché il Ministero dell'Istruzione adotta la stessa terminologia per la modulistica riguardante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali. Non ho sentito in questo caso nessun richiamo per quanto riguarda i moduli delle scuole statali e dell'infanzia statali che sono identiche. Sono scelte fatte per ridurre discriminazioni formali ma sostanziali e non possono che essere viste positivamente da chi crede che oggi le famiglie nella loro diversa articolazione ma all'interno del medesimo patto affettivo e responsabile devono essere riconosciute in quanto tali, in particolar modo quando si tratta della cura e dei doveri verso i minori. Aggiungo che una coppia omogenitoriale dove ci siano due madri o due padri potrebbe, giustificata dal modulo che non prevede questa funzione, non dichiarare il reddito di uno dei due genitori, non dichiarare la condizione lavorativa e avere dei vantaggi rispetto alle famiglie eterocomposte, cioè pagare meno. No, è reale. Qualsiasi ricorso sarebbe vinto perché non ci sarebbe lo spazio per inserire la seconda madre o il secondo padre, non sarebbe previsto, e quindi la famiglia potrebbe tranquillamente pagare la quota ridotta della refezione o dell'asilo nido e avere un punteggio superiore perché è composto da un solo familiare lavoratore, e non essere prevista invece la situazione dell'altra madre che magari è casalinga e vive di rendita, cioè è una cosa assolutamente controproducente. Grazie. Consigliere Tagliabue, poi... Mi vengono in mente in questo dibattito le parole di Papa Francesco di circa 2 settimane fa, quando più o meno in una riflessione affermava che il male del mondo è che il mondo non riconosce il male.
cioè tutto è ammesso, tutto è permesso, tutto è concesso. Allora, senza togliere ciò che la vicepresidente, se non sbaglio, ha definito diritti civili acquisiti, sui quali io non discuto nel modo più assoluto, quindi le coppie di fatto, io credo che non possiamo oggi togliere a un bambino la possibilità di avere un padre e una madre. È assolutamente inconfutabile che per poter generare un bambino ci voglia un padre e una madre. E come tale, credo che la dizione padre e madre debba essere, come dire, in qualche modo sancita e non nascondersi dietro un filo d'erba dicendo genitore 1 e genitore 2. Mi vengono in mente tante cose, ma chiudo lì l'intervento perché credo che più di tanto non serva, perché la vostra è una posizione assolutamente ideologica. Ma un povero bambino che ha due papà, forse verrà educato a non dirlo mai, perché potrebbe essere oggetto di attenzioni, e i bambini fra di loro sono cattivissimi, non so se voi lo sapete o meno, ma tra di loro i bambini si fanno degli insulti terribili, e questo può essere uno di quei motivi per i quali poi il bambino, come dire, potrebbe subire delle crisi psicologiche molto importanti nel corso della propria vita. E pertanto la mozione che ha presentato il consigliere De Lorenzo è assolutamente condivisibile. Consigliere Parise. Grazie Presidente. Trovo davvero difficile trovare delle parole per commentare la posizione del vicepresidente Lo Consolo, anche perché questa voglia continua di distruggere ciò che è una storia naturale da parte della sinistra, e dico sinistra perché io semplifico sempre sinistra e destra, ma non me ne voglia male nessuno, a partire da quando, lo so che esce perché non vuole sentire le mie parole, ma io le dirò lo stesso, a partire da quando difendeva come massima espressione della vita l'aborto, parole sue che ha detto uno dei primi consigli che era arrivato qua, quando sosteneva che, me lo ricordo benissimo, era una mozione quando dovevamo dare l'ambrogino d'oro a chi aiutava le madri che non volevano abortire, volevano portare a termine la gravidanza, riconoscendone il dono della vita. E perché c'entra questo argomento? Perché a volte ci sono anche delle mamme che sono rimaste da sole e hanno avuto il coraggio di portare a termine quello che è il dono della vita. Il distruggere una società, le fondamenta fondate da una famiglia, dalla sacra famiglia, come cellula iniziale di ogni società su questo pianeta, fatta da una madre e da un padre. Al limite chiamatelo papà 1, papà 2, mamma 1, mamma 2 se proprio volete, ma non negate la parola genitore. Il termine matrimonio deriva proprio dalla capacità di generare maternità. Quindi il matrimonio ha senso se c'è la capacità di generare la vita, questo è il termine. Chi nega queste cose nega la società stessa, nega la visione della coppia. Insomma, non vuole più questo mondo, ne vuole un altro. Che voi siete qua per distruggere, penso che sia abbastanza chiaro ed evidente. Io purtroppo sono per la vita e per la costruzione della società. Grazie. Consigliere Todaro. Sì, grazie Presidente. No, anch'io volevo unirmi al, come dire, scusate. Ok. No, io vorrei andare avanti, però vedo che c'è un dibattito, più di un dibattito in corso, allora volevo un attimino, vi rubo pochi minuti. E volevo dire che la Presidente Lo Consolo non mi ha assolutamente convinto,
che addirittura arrivare a giustificare ad oltranza la dizione genitoriale con padre e madre, sostituirlo con genitore 1 e genitore 2, come se non fosse altro di diverso che, diciamolo in maniera molto banale, nella vita molto spesso siamo solo dei numeri, ma non lo posso accettare che lo siano anche due persone che procreano, e quindi giustamente a questo mi associo, a quanto detto dal consigliere che ha parlato prima di me. Chi nega la vita in sé. Detto ciò, però, non possiamo assolutamente non partire dalla base della nostra vita, che si appoggia ovviamente su una cultura, che è la nostra cultura, su una storia, che è la nostra storia, che in verità, volenti o nolenti, porta alla famiglia come, cioè, che piaccia o no, ideologia sì, ideologia no, che porta assolutamente a dei figli concepiti da padre e madre. Io solo questo personalmente accetto, solo questo posso accettare per ora, e a dire il vero addirittura questa difesa d'oltranza, dicevo, che la Presidente e lo Consolo ha voluto portare all'estremo di dire, di giustificare, cioè giustificarsi o giustificare, scusate, questo il termine appunto di genitore 1 e genitore 2, con il modo praticamente addirittura di vederlo come una prevenzione dell'evasione fiscale, no? Siamo quasi a questi livelli paradossali e parossistici. Ecco, questo non lo posso accettare. Si accetta ovviamente personalmente, poi ognuno rimarrà, sono convinto, delle proprie ognuno rimarrà, ed è giusto come sia che ognuno rimanga delle proprie convinzioni, nella propria ideologia, e va bene, buona maternità comunque a tutti. Consigliere Esposito. Grazie Presidente. Ho assistito con un certo disagio al dibattito che si è innescato a seguito della presentazione di questa mozione, un dibattito che per quanto mi riguarda non appartiene minimamente all'oggetto della mozione e che esula completamente anche dagli spazi che spettano al Comune e all'amministrazione comunale. Questa mozione poi non pone il problema etico, riconosciamo o meno nuove forme di genitorialità e quindi ci adeguiamo predisponendo della modulistica che ne tenga conto. La mozione si limita a criticare la modalità con cui è avvenuta una modifica di questa, della dicitura prevista dalla modulistica, e che peraltro si conforma a quanto già avviene presso gli altri ordini di scuole, parlo di scuole superiori, università. Rimango deluso perché questa mozione, perché il dibattito che è scaturito dai primissimi interventi sia da parte di maggioranza che da minoranza, tende proprio a fare voli pindarici, a esulare totalmente da quelli che sono i nostri spazi e quelle che sono le nostre possibilità di incidenza, e secondo me poi affrontano un problema che è tutto teorico, che non esiste nella realtà, perché questa modifica della dicitura prende atto di una realtà già esistente, ossia che oramai in tutti i modelli a vari livelli non contemplano più la dicitura padre-madre, ma sinteticamente genitore. Ma in ogni caso non temano, specialmente i colleghi dell'opposizione, che un atto amministrativo possa rivoluzionare il diritto di famiglia nel nostro Paese, che rimane in quanto tale. E anche chi ritiene, carica ideologicamente atti amministrativi di una valenza che non è loro e che non possono avere, nonostante tutta la nostra buona volontà, si mettano il cuore in pace. Finché non ci sarà una riforma del diritto di famiglia, il che non è da escludere per carità, ma finché non ci sarà e quindi non avverrà un riconoscimento della omogenitorialità, in particolare di questo si discute, genitore significa madre o padre, non significa altro. Quindi secondo me noi abbiamo scaturito un dibattito che veramente non ha alcuna ragione, se non quella di aizzare
le incomprensioni, anche l'odio probabilmente, su temi che sono particolarmente importanti e che senz'altro appartengono al dibattito del Paese, ma che non sono all'ordine del giorno, visto che non si è riusciti e non so fino a quando si riuscirà a legalizzare e riconoscere le unioni civili a livello normativo, a livello diciamo di alta amministrazione, quindi con delle leggi o con dei provvedimenti di governo, figuriamoci l'omogenitorialità. Quello che è stato fatto dall'assessorato è un atto dovuto, secondo me, che si conforma a quanto già avviene ad altri livelli, non soltanto scolastici, e che non cambia di una virgola quella che è la realtà dei fatti. Pertanto quando si dice i genitori o chi ne fa le veci, si parla proprio di madre, padre, tutore, affidatario, non si parla di altri soggetti. Anche chi per esempio ha contratto coppie dello stesso genere, matrimonio in paesi esteri dove ciò è possibile e non in Italia, una volta varcati i confini nazionali ciò non ha valore e eventualmente il figlio di uno dei due coniugi rimane figlio di uno dei due coniugi, non acquisisce una nuova genitorialità. Pertanto, siccome questo dibattito tra l'altro nasce da una, a mio giudizio, sbagliata, strumentale dichiarazione pubblica che è stata fatta da qualche consigliere comunale, che secondo me di cui è debitrice l'impostazione stessa della mozione, questo cosa significa? Significa che se una coppia dello stesso sesso, uno dei due coniugi di una coppia dello stesso sesso che ha contratto un matrimonio all'estero dove c'è possibile ha un figlio, il figlio non è che poi ha due madri o due padri, o meglio in Italia ciò non è riconosciuto e quindi il comune non può fare nulla per tutto questo, di conseguenza credo che non sia minimamente minato il diritto di famiglia da questa modifica. Il tempo di Mauri, ma solo per un secondo. Credo che questa modifica della modulistica non inficia, non pregiudica il diritto di famiglia o lo status quo per quanto concerne questa materia nel nostro paese. Il dibattito che si è alimentato è un dibattito legittimo, ma che mi consentiate esula proprio sia dal testo della mozione sia da quelle che sono le concrete possibilità che questa amministrazione ha di qualunque amministrazione comunale di incidere su questa materia. Per quanto mi riguarda, ma è la posizione del gruppo che abbiamo concordato, noi rigetteremo questa mozione. Credo che l'argomento principale, lo ripeto, è esattamente lo stesso che non si augurava il proponente, essendo un atto di tipo amministrativo di mero adeguamento alla dicitura in vigore presso gli altri diciamo, istituti scolastici, altri livelli scolastici, non c'è ragione di dubitare sulle buone intenzioni che l'abbiano determinato. Quindi noi escludiamo totalmente ogni altra intenzione che possa avere ispirato questa modulistica nuova e credo anche in punto di diritto di aver motivato queste ragioni, cioè in Italia nello stato attuale delle cose non è in discussione quanto concerne la genitorialità e in generale il diritto di famiglia. Grazie. Presidente Senesi. Grazie Presidente. Anch'io mi associo all'esortazione del vice capogruppo Esposito a eliminare qualsiasi falso ideologico da questa discussione, perché l'adeguamento nella parola madre e padre a quella di genitore è ormai diventata consuetudine nella pubblica amministrazione e non credo, poi personalmente sono una mamma e proprio in questi mesi sto scrivendo, facendo le prescrizioni di mio figlio alla scuola d'infanzia, non mi sento minimamente sminuita come madre a dover compilare un modulo dove mi viene dato l'appellativo di genitore. Continuerò ad essere mamma per mio figlio
E credo che questo avverrà anche per le famiglie omosessuali. Non è che noi cambiando un modulo cambiamo la realtà dei fatti affettiva delle famiglie, ma ritengo che addirittura citare il diritto di famiglia in questa cosa non c'entri assolutamente nulla, perché il modulo non fa riferimento a quello che viene riconosciuto con il diritto di famiglia alla famiglia secondo lo Stato italiano. È la società naturale, articolo 29 della Costituzione, è società naturale riconosciuta attraverso il matrimonio. Il modulo chiede semplicemente che il genitore 1 e il genitore 2 vengano fotografati da un punto di vista della loro condizione lavorativa ed economica. Quindi i genitori non devono essere sposati, possono essere una coppia di fatto. Quindi siamo ben lontani dal concetto di diritto di famiglia. Serve un'anagrafica semplicemente perché se un genitore è lavoratore a tempo indeterminato, acquisisce più punti di un lavoratore precario o di un lavoratore a tempo parziale o addirittura di un che non ha lavoro. Purtroppo la coperta è corta, la pubblica amministrazione deve fare delle scelte per definire le graduatorie, ne abbiamo parlato anche prima sulla precedente mozione, quindi si scelgono delle priorità, si sceglie di favorire quei lavoratori che lavorano a tempo pieno e in maniera continuativa. Se quindi uno dei due membri della famiglia non lavora, ha meno punti di due lavoratori che lavorano appunto a tempo indeterminato. Se obblighiamo una famiglia a dichiarare che esiste un unico genitore, il figlio con un unico genitore, in quanto potrebbe essere figlio di un vedovo, va necessariamente al massimo della graduatoria. È per questo che si crea un falso dal punto di vista burocratico, perché allora potrebbe avere un vantaggio rispetto ad un bambino che realmente è figlio di un unico genitore. Cioè, spero di essere riuscita a far capire che c'è un fatto concreto per cui il modulo chiede la presenza e la descrizione dell'attività lavorativa dei due genitori. Quindi il diritto di famiglia, caro consigliere Parise, non c'entra assolutamente nulla, perché non viene richiesto il certificato di matrimonio per iscrivere i figli alla scuola materna. Grazie. Grazie, consigliere Bina. Consigliere Parise, per cortesia, è intervenuto, lasciamo intervenire il consigliere Bina. Consigliere Bina. È lui che ha iniziato. Consigliere capogruppo indovino, per cortesia. Capogruppo indovino e consigliere Belli. Prego, consigliere Bina. Grazie. Quando ho visto la mozione sono andato un attimo a documentarmi per capire come mai il Comune di Milano ha deciso di modificare questi moduli di iscrizione, no? E ho visto che nulla ha a che vedere con la delibera che istituisce le coppie di fatto, ma semplicemente andando sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il MIUR, ho visto che da quest'anno, contrariamente agli anni scorsi, l'iscrizione per l'anno 2014-2015, domanda di iscrizione alle scuole dell'infanzia, prevede che il sottoscritto, il o la sottoscritta in qualità di, e ci sono tre opzioni: genitore,
tutore, affidatario, mentre negli anni scorsi c'era padre, madre e tutore. Allora, andando a vedere le motivazioni, c'è proprio sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che il modulo base è stato modificato in funzione di osservazioni del garante per la protezione dei dati personali, dove in particolare si dice che la cancellazione nella parte obbligatoria del modulo di iscrizione dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del secondo genitore. Tale informazione, se necessario, potrà essere richiesta dall'istituto scolastico, fermo restando che non deve violare le normative previste dal garante della protezione dei dati personali. Dopodiché, andando ancora a cercare un po' di documentazione, mi sono imbattuto in tutta una serie di questioni relative alla la funzione educativa dei minori tra potestà parentale e potere organizzativo della scuola pubblica, dove si fa riferimento esplicito a, passiamo in rassegna, le diverse situazioni nelle quali la genitorialità può presentarsi, e si parte da potestà parentale e genitoriale di genitori uniti e legati da vincolo di matrimonio, oppure da potestà parentale e genitori separati o divorziati, da potestà parentale e genitori naturali, da potestà parentale e genitori adottivi, da potestà parentale e affidamento familiare. Cioè, quindi c'è tutta una serie di situazioni in cui c'è la figura del genitore che è così vasta che, diciamo, la normativa poi va verso il termine genitore, e non ci vedo nulla di male. Io, se uno mi dice tu sei genitore di Luca, io dico sì. Poi mio figlio mi può chiamare papà, va benissimo. Se mi chiamano genitore non mi sento assolutamente offeso. Dopodiché ho detto vabbè, ma magari il comune, prendo il tempo di Roberto Medolago, il comune di Milano magari è un po' troppo di sinistra, vuole distruggere la famiglia, vuole distruggere dei valori, quindi magari fa qualcosa che non va. E allora mi sono imbattuto nel modulo che mia moglie ha dovuto compilare per iscrivere al secondo anno mio figlio a un asilo pubblico di un comune vicino a Milano, e nella documentazione c'è scritto il o la sottoscritta genitore dell'alunno, uno genitore dell'alunno. Poi vado oltre, dico vabbè, ma magari c'entra la famosa delibera sulle unioni civili? No, perché nel comune, ma a me quello che si legge e si scrive sui giornali, ne prendo atto, ma attenzione a dire che è quella la causa, tra virgolette, scatenante di questa modifica. Perché sempre nel modulo di iscrizione, per accedere al prescuola o al post scuola, i genitori devono dichiarare dove lavorano e che orari di lavoro svolgono, per vedere se hanno le condizioni, hanno i requisiti per poter accedere al prescuola o al post scuola. E in questi moduli c'è scritto il sottoscritto dichiara di lavorare presso la ditta, eccetera eccetera, e che il coniuge barra convivente, cioè non interessa al comune se sei sposato, se convivi, se sei una coppia di fatto, anche perché in quel comune non c'è il registro delle unioni civili. Allora, questo comune, che è il comune di Cusano Milanino, è
a guida centrodestra dal 1999, il sindaco si chiama Sergio Ghisellini della Lega Nord. Il modulo è lì da, questo sarebbe il quinto anno. Se ci fosse stata la volontà poteva essere cambiato, invece è rimasto così. Quel comune non è governato dal centro-sinistra e in quel comune non c'è il registro delle unioni civili. Quindi quel modulo lì mi si deve spiegare perché a Cusano Milanino per una giunta di centrodestra va bene così, a Milano lo stesso modulo o insomma virgola più virgola meno non va bene. Dirò di più, un passaggio ulteriore: siccome il modulo base è quello del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università e dovrebbe essere un modulo dello Stato e quindi unico, perché poi i vari comuni hanno la possibilità di declinarlo e modificarlo a secondo delle... dovrebbe essere uguale per tutti, e invece non è così, perché poi si vede che un comune come Milano fino all'anno scorso aveva un certo tipo di modulo e altri comuni invece si erano già adeguati prima che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mettesse il nuovo modulo con indicazione genitore. Quindi non faccio interventi relativi appunto alla famiglia, alle unioni civili e cose. Dico solo che è un modulo, quello che ha proposto quest'anno il Comune di Milano, che va ad adeguarsi al modulo del Ministero e che è già stato adottato da altri comuni, sia di centrodestra sia di centrosinistra, e quindi non vedo la motivazione di andare a creare questo dibattito o a presentare questa mozione che a mio avviso non ha i fondamenti a titolo personale per essere accettata. Grazie. Vicepresidente Lo Consolo. Per fatto personale, solo per chiarire che il consigliere Parisi mi attribuisce dichiarazioni palesemente false che non ho mai pronunciato e che spero che abbia la decenza di scusarsi. Grazie. Capogruppo Viganò. Sì, come sempre quando si toccano questioni di carattere etico la discussione prende corpo. Noi riteniamo come gruppo che le motivazioni che altri esponenti di questa maggioranza hanno dato questa sera, in primis secondo me è molto convincente quello che ha dato Mario Esposito, siano più che sufficienti per rigettare questa mozione. Detto ciò, questo non vuol dire che, ripeto, sono questioni etiche, sulle questioni etiche ognuno ha le sue opinioni, non ci sono su questo tipo di questioni, non esiste secondo me una questione su chi ha dei valori e chi non ne ha. Cioè ci sono probabilmente interpretazioni diverse di determinati valori, ma sia le une che le altre possono essere, come è già accaduto in passato su questioni di questo genere, degne di rispetto. D'altra parte, se no non si vedrebbe perché noi sediamo da questa parte e perché voi sedete dall'altra. Tutte le opinioni sono degne di rispetto. Disprezzare le opinioni altrui, denigrarle o non ritenerle degne di considerazione, secondo me non è una cosa da fare, non è una cosa degna. Quindi, pur rispettando chi ha presentato questa mozione e chi sostiene il suo punto di vista, noi come gruppo voteremo contro questa mozione per ciò che ho detto prima. Grazie. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente.
Ma innanzitutto ringrazio chi mi ha preceduto negli interventi, sia maggioranza che opposizione, credo che sia stato comunque interessante discutere di queste cose. Non capisco come mai Viganò sposi in toto le dichiarazioni del consigliere Esposito, che ha detto tutto tranne che questo tema riguarda un tema di carattere etico. Lui si è più focalizzato sull'aspetto di carattere amministrativo, legislativo del tema, e non tanto su una questione etica. La questione etica non l'ha proprio manco affrontata, per cui fa capire che di fatto il tema, quanto affermato da Viganò, fa rilevare il fatto che il tema di per sé non è semplicemente di carattere amministrativo, ma con questa modifica si vuole in realtà fare una modificazione di carattere culturale. Perché innanzitutto si può stare zitto il consigliere Tucci, grazie. Innanzitutto io non condivido quanto espresso da Esposito, che dice che si tratta di un atto dovuto. Non è vero, i modi del ministero sono così, però è vero anche che ogni amministrazione, per quanto riguarda la modulistica delle scuole, fa storia e decide a sé, come ha ricordato anche il consigliere Bina, tant'è che chi ha seguito a Venezia c'è stata una polemica proprio in tal senso, dove si voleva cambiare la modulistica come a Milano, e di fatto poi così non è accaduto. Bina diceva che questa decisione milanese non c'entrava nulla col registro delle unioni civili. Il problema è che chi si è mosso per fare questo tipo di modifica ha affermato proprio che questa riguarda un'attuazione del registro delle unioni civili. La consigliera del PD, Rosaria Giardino, dice: in questi mesi ho lavorato con i funzionari del comune per cercare di tradurre in pratica i principi della delibera del registro delle unioni civili. Per cui lo dice proprio lei. Non so se è per ignoranza, se è per un refuso o per che cosa, o perché c'è veramente una volontà politica di equiparare quella che è la famiglia tradizionale a quella che è le unioni civili. E inoltre la consigliere Giardino non si ferma, va avanti nelle sue affermazioni e dice racconta la sua storia e dice: io conosco un problema in prima persona, dice, ho una figlia di 14, lei convive insieme a una compagna, lei è lesbica, dice, ho una figlia di 14 mesi che va al nido e una ragazza di 13 anni nata da una precedente relazione con madre biologica. Io mi sento mamma e sono un genitore, e la mia non è certo una battaglia contro quel padre e madre significano nell'immaginario della gente. Ciascuno, conclude, è libero di concepire la famiglia come meglio crede. Solo non volevo che nuove sensibilità che sono presenti nella nostra società diventassero preda di una burocrazia fredda. Ecco, qui si rivela, dal mio punto di vista, quella che è la vera natura di questa modifica, che purtroppo, ahimè, non è semplicemente una mera modifica di carattere amministrativo, una mera applicazione di quanto stabilito lo Stato, anche perché, come ho già detto e ripeto, il Ministero ha i modi in una certa maniera, ma per quanto riguarda la modulistica scolastica le singole amministrazioni locali possono adeguarsi come meglio credono. Per cui in realtà qui c'è un tentativo culturale di cercare di puntellare a diversi punti di vista, scardinare quella che è la famiglia tradizionale, a mio avviso. E con questo io non posso essere d'accordo. Non posso essere d'accordo perché io sono nato, ma la storia, ma tutti quanti noi siamo nati con una concezione di famiglia naturale composta da uomo e una donna, ed è quella che è stata la base e il cardine della cultura e della civiltà nostra. E non è che lo stabilisco io, lo stabilisce la natura, chiamatelo come volete. Per cui non è una io sono contro questo tentativo, secondo me assolutamente falso e violento, di cercare di cambiare la realtà cambiando il nome alle cose. La realtà è quella che è. Se uno è genitore, non è che per questo non è padre, non è madre, è anche padre e anche madre, per cui bisogna lasciare le cose così com'è. Non cerchiamo di nascondere quella che è la verità delle cose. Per questa ragione, secondo me, questa mozione va sostenuta da chiunque ritenga con buon senso che la famiglia va considerata per quel valore assoluto che è, e non bisogna scardinare quello che è stato il perno della nostra cultura. Grazie. No.
Capogruppo Melone. Non mi avventuro in dissertazioni ideologiche, di fronte a un modulo che chiede solamente di essere compilato, dove non c'è nessun riferimento al tipo di famiglia, al tipo di genitore. Si tratta solamente di compilare un modulo che ti chiede di mettere delle voci accanto a una casella. Uno può scrivere genitore 1 mamma, uno può scrivere genitore 2 babbo, genitore 1, genitore 2 senza specificare mamma babbo, il modulo viene comunque accettato. Non capisco perché non si debba, si debba fare una questione di principio su un concetto molto semplice, un concetto molto semplice che parte però dal presupposto di non volere accettare dei cambiamenti che stanno avvenendo nella società, che forse rispetto ai quali alcuni di noi sono impreparati o hanno delle preclusioni di carattere ideologico, di carattere religioso. Ognuno poi nella sua vita privata costruirà il tipo di famiglia che ritiene più consono alla propria sensibilità, alle proprie aspettative, ai propri modelli culturali. E questo deve essere garantito a tutti, ma soprattutto, vorrei che mi si ascoltasse, deve essere garantito ai bambini di essere accettati per qualsiasi famiglia essi abbiano. E questo è un principio importante, perché poi rispetto a queste dissertazioni ideologiche, chi ci va di mezzo sono i bambini che all'interno delle varie realtà possono essere discriminati e possono subire degli atti di bullismo, che poi di bullismo avvengono diciamo, a una certa età, ma anche nell'asilo, nella scuola materna. Se da parte delle famiglie non c'è questo tipo di accettazione, si possono creare delle situazioni che sono veramente spiacevoli per la crescita e per la possibilità dei bambini di avere uno sviluppo armonico, anche qualsiasi sia la famiglia in cui hanno avuto l'avventura o la sventura di capitare. Non è detto che sia meglio una famiglia di un certo tipo o di un altro, dipende poi da come sono i genitori, di come è l'armonia all'interno della famiglia, da molti fattori. Però io penso che quando si fanno questi discorsi si debba tenere sempre presente poi la qualità della vita dei bambini. Grazie. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. Vanno tutti i lati bambini, sono d'accordo. Valutate anche i genitori. Io forse mi sento oggi io discriminato, perché io sono padre di un bambino e dalla discussione che emerge, nonostante si voglia dimenticarla, sembra che io mi debba vergognare di essere padre del mio bambino. Forse la tutela dei diritti che voi pensate di dare in realtà è più una discriminazione verso la maggior parte di noi. Ma su quello non voglio entrare nel merito troppo di questa questione, perché in questi dibattiti ci sono posizioni radicalmente diverse, il nostro movimento stesso ha posizioni differenziate, anche se poi ci dà libertà di discutere in queste argomentazioni. Quello che non capisco è però, quello che vorrei capire è quella che è la vostra posizione, perché dai vostri interventi si dice che da una parte è solo un atto meramente formale, come effettivamente giustamente ha fatto rilevare il consigliere Bina nel comune di Cusano Milanino, è stato fatto questo, ovvero senza nessun altro intendimento, senza nessun secondo fine, genitore 1, genitore 2, ma senza pensare, volere fare, arrivare ad altro. Ma dalle dichiarazioni della Presidente della Commissione Educazione della vostra maggioranza è venuto fuori qualcosa di totalmente diverso da quello che dice il consigliere Esposito. In qualche parte anche dall'intervento della consigliera Melone viene qualcosa di totalmente diverso da quello che dice lei, e rimango sinceramente allibito. Vorrei capire a questo punto, la posizione è quella del consigliere Esposito o della Presidente? Lei si riconosce in quello che dice la Presidente? Lei quindi è in grado di rinnovare la fiducia alla Presidente che si occupa dell'educazione per la sua maggioranza? Lei in questo momento condivide quello che ha espresso pochi minuti fa la Presidente? Perché se lo fa si contraddice con quello che ha detto, si contraddice con se stesso. La stessa... No, lo sto dicendo. Tu hai
No, no, le sto dicendo libertà di intendimento, però voi continuate a dire che non c'è un secondo fine, però c'è. Noi perlomeno diciamo, non vogliamo nasconderci, il problema è che voi volete, noi non ci nascondiamo, cioè, si discute, voi invece volete palesemente nascondere, noi abbiamo preso delle decisioni, detto, per recepire formalmente delle direttive, genitore 1, genitore 2, invece voi continuate a nascondervi, anche lei si nasconde, mi parla di motivazioni economiche che non esistono, che delle astruse affermazioni che ancora adesso non sono riuscito a capire, mi perdoni, sarà un mio limite, ma quando interviene lei sembra sempre che mi piova giù da un altro pianeta, fuori, proprio fuori tempo, fuori di ogni logica di affermazione. Ripeto, la posizione, quello che voglio capire è a questo punto, dato che siete voi il governo di questa zona, di questa città, giustamente, prendete delle decisioni, la decisione che avete preso è perché volete andare in un senso o avete solo semplicemente recepito una semplificazione burocratica per evitare? No, voi avete un ben chiaro intendimento ideologico, voi volete raggiungere, perseguire un altro fine. Grazie. Capogruppo Indovino, poi consigliere Crippa. Grazie Presidente. Ma devo dire che non avevo intenzione di intervenire, il mio gruppo ha, nei tre interventi che sono seguiti e susseguiti, ha spiegato benissimo qual è la nostra posizione, che lo dico anche con un certo orgoglio, deriva da una discussione che si è sviluppata in preparazione a questa mozione, che partiva da una pluralità di punti di vista. Questo io penso che sia bello. Io credo questo, ci sono due piani, mi sembra evidente dalla discussione che abbiamo fatto. Noi qui in comune, tutti gli atti che svolgiamo e che deliberiamo sono atti amministrativi. E io come tali, secondo me, vanno interpretati in particolare questo. Quindi c'è un tema, diciamo, amministrativo, che è quello a cui in questa discussione cerchiamo di attenerci, non svicolo, poi faccio anche il secondo pezzo, che è la discussione su cui noi, secondo me, stasera ci dobbiamo attenere. C'è un modulo, c'è un'omologazione rispetto a moduli similari, sia per quanto riguarda, diciamo, la macchina statale, sia per quanto riguarda gli altri comuni, quindi... Da questo punto di vista l'intervento del vice capogruppo Mario Esposito è stato esplicativo, non l'avrei saputo fare meglio anche perché lui ha sicuramente più conoscenze delle mie sul tema. C'è poi un piano, diciamo, che viaggia sempre in parallelo, che è quello più politico, culturale, se vogliamo dire, etico, insomma, parliamo di quello a seconda di come uno lo interpreta, che però di cui si può discutere, però poi deve essere sempre ridotto, ed è il lavoro che abbiamo fatto nel nostro gruppo, al piano amministrativo in alcuni casi. Questo è uno di questi, perché se fossimo, io dico questo, se fossimo in Parlamento, come sta succedendo, diciamo, quest'ora in contemporanea al Senato, che stanno facendo altre cose, ma se fossimo in Parlamento a discutere di diritto di famiglia, di genitorialità, eccetera, 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 non staremo disquisendo di un piano amministrativo, staremo disquisendo di un piano politico in cui ciascuno legittimamente mette in campo la propria etica, i propri valori che abbiamo tutti, non c'è qualcuno che ce li ha e qualcun altro che non ce li ha, quindi ciascuno mette in campo gli ideali che ha, quello in cui crede. Soprattutto in argomenti come questi, che sono particolarmente delicati perché comunque fanno capo alle più intime convinzioni di ciascuno di noi riguardo al senso della vita, eccetera, eccetera, all'idea che ha di società, eccetera. Qui in un comune, più di una volta abbiamo richiamato anche l'amministrazione su altre delibere, dobbiamo lavorare su un piano squisitamente amministrativo. Ed è per questo, per esempio, che io lo dico qua, così lo
non sono tanto d'accordo, per esempio, con la metodologia che si è utilizzata per arrivare a questa modifica, perché secondo me sarebbe, come oggi ne abbiamo discusso qui in consiglio di zona, sarebbe stato utile discuterne in consiglio comunale, per esempio, non faccio fatica a dirlo, perché comunque un cambiamento amministrativo di questo genere va... scusate, la mozione è un po' più articolata, non è, sono, se fosse scritto facciamolo, discutiamo in consiglio comunale, punto, è articolata in un modo diverso, quindi consigliere Ferrando, mi per... anche diciamo, come dalle nostre spiegazioni avete cercato di carpire il fatto che si voleva scendere su un piano politico, è giustamente una mozione che non vuole parlare di un atto amministrativo e non scende solo sul discorso amministrativo, ma scende su un piano culturale che semplicemente secondo noi in questo caso specifico non è da diciamo disquisire, se ne discuterà io credo in altre sedi, punto, fine, grazie. Consigliere Ferrando. Cripa vuole avere l'ultima parola. Grazie Presidente. Ma, diceva il collega Esposito che era rammaricato dal tipo di discussione. Anch'io posso dire lo stesso e forse per il segno contrario, perché il fatto che ci sia qualcosa che scotta sotto e lo dicono gli 8 interventi della maggioranza e 4 del PD a ribadire che in fondo stiamo parlando soltanto di un modulo, di un semplice modulo, che problema c'è a un singolo modulo. Intanto bisogna spiegare, se il problema era appunto un singolo modulo, perché l'amministrazione comunale l'ha voluto cambiare. Evidentemente a qualcuno, ovvero al consigliere, alla consigliera Iardino, quel modulo lì non piaceva tanto. E secondo me, per entrare nella questione, cioè non si può far finta di niente e non si può chiamare per nome le cose per come sono, e cioè che qui in gioco c'è qualcosa di più. Allora, se si voleva stare sul tema amministrativo non si faceva neanche la discussione e si votava la mozione per quello che è. La mozione, leggetevela, dice che è stato preso un provvedimento amministrativo senza seguire una giusta procedura. Allora, votiamo tutti a favore di questa mozione, perché dice semplicemente questo. Come diceva dunque la consigliera Melone, come diceva la consigliera Senesi, eccetera, eccetera. Se non che, fin dal primo intervento del vicepresidente, la vicepresidente ha posto una questione assolutamente culturale in modo profondo, ed è stata lei, e a quel punto di vista io, come ha detto Perego, mi sento discriminato, perché se io non posso nei moduli chiamarmi padre, scusate, ma io lo voglio porre come tema politico, non voglio dire che ho ragione io, perché in politica non lo posso dire, ma quantomeno posso dire che c'è una questione che va affrontata in tutti i suoi termini, perché mi sento discriminato a non poter dire padre e madre. E dunque il tema è proprio questo qui, e il mio intervento l'ho voluto fare in modo preciso sul fatto che comunque quando si interviene per sminuire la questione e non la si vuole sviscerare fino in fondo, si fa un grave errore politico e si lascia lo spazio all'interno anche del proprio partito o della propria parte politica a chi invece fa il furbo, approfitta delle vostre posizioni che tendono a ributtare solo sull'amministrativo, ne approfitta per far passare ogni giorno un concetto nuovo. Per cui la Iardino, che sventola la sua bandiera dalla mattina alla sera, se ne approfitta della vostra posizione, diciamocelo. E il tema secondo me è questo qui. Io ribadisco, se vogliamo stare sulla parte amministrativa votiamo tutti a favore, perché qui si ribadisce il concetto che è stata fatta una scorrettezza formale e che il modulo va cambiato a fronte di una discussione. De Lorenzo all'inizio ha cercato di porla, poveraccio, all'inizio ha detto non... sì, poveraccio, perché lui ha detto
voglio fare una, non voglio metterla sull'ideologico, è un tema di tipo appunto pratico, e invece subito si è scatenata la discussione. Allora, le due una, scegliamo qual è la strada. Evidentemente c'è qualcosa di scottante sotto, ma vedo che non c'è la volontà e l'onestà di volerla affrontare fino in fondo. Mi spiace, ovviamente io mi schiero a favore della mozione di Lorenzo e... e questo è quanto, grazie. Consigliere Crippa. Grazie Presidente, io sarò sintetico come al solito, anche perché ho seguito l'intervento di De Lorenzo, che ha fatto riferimento alla della modulistica dell'INPS che è stata modificata. Il modello AP70 2012 parlava di genitore, il modello 2014 parla di genitore dichiarante e genitore affidatario, usano sempre il termine genitore e non padre e madre, la correzione. Comunque, dal mio punto di vista, questa mozione, anche perché è una presa d'atto della modulistica che in tutta Italia, non solo nel comune di Cusano o nel comune di Cinisello, quello che può essere, in tutta Italia viene usato il termine genitore, come ha detto prima il consigliere del PD. Quindi è una mozione che non andrebbe nemmeno discussa. Ha ragione Mari chi dice che dobbiamo passare da tutti, ma non è così, perché è un atto, secondo il mio punto di vista, amministrativo e basta. O documentale. Poi vorrei far rilevare che l'assessore si chiama Capelli, non Capello, magari se si... Capelli è plurale, non è Capelli e non Cappello. Era solo appunto perché sono andato a ricercarmi appunto i due moduli, la differenza, sempre genitore parlano, quindi il riferimento che hai fatto all'inizio, Roberto, non è... Consigliere De Lorenzo. Scusi, non avevo visto, capogruppo la terza. Allora, io volevo proporre al consigliere De Lorenzo un emendamento e sostituire la frase finale "a ripristinare i moduli di iscrizione alle scuole dell'infanzia e primaria di Milano" con "a far ripartire la consultazione tra tutti gli attori della comunità scolastica per il prossimo anno", perché diciamo ormai per quest'anno credo siano ormai diciamo andati i moduli, per il prossimo anno scolastico, a partire dal prossimo anno scolastico, cioè per i moduli che interesseranno i prossimi anni scolastici. Questa è la mozione che mi sento di proporre, perché appunto va in direzione della partecipazione degli interessati, al di là del diciamo di quello che si va a deliberare. Consigliere De Lorenzo. Un piccolo inciso, probabilmente il consigliere Crippa è nuovo, non ha ancora bene le orecchie belle aperte, io ho letto che è stato corretto, si è deciso a correggere il tiro, cioè è deciso a correggere, non è che ha corretto, il 21 febbraio, è deciso a correggere il tiro, poi non so se l'ha fatto o non l'ha fatto, ma io non l'ho dato per assodato la correzione, ma c'è scritto "è deciso a correggere il tiro", questo è aperti verbis, questo che vuol dire. La mozione e quello che ho detto, purtroppo siete cascati come delle pere su quello che non volevo che fosse, mi spiace per voi perché su certe cose siete cascati. Anche il consigliere Bina, io se l'hai letto attentamente la mozione, inoltre va considerato che nel regolamento che disciplina il riconoscimento delle unioni civili non vi è alcun riferimento all'onestà di correre a tale decisione, quindi non ho detto questo, tu hai ripetuto una cosa che io avevo già detto, quindi non c'entra niente. Ma secondo me, guarda, non voglio fare tutto, però l'intervento più, secondo me, più interessante è stato di Omar Bestemmia, è stato quello della Loconsolo, perché almeno la vicepresidente della Loconsolo ha detto quello che pensava aperti verbi, se non si è trinceata dieti, tecnicismi, false moralità, Cusano Milanino, Desio, Bresso e altri comuni che hanno, che a me non me ne frega un bip di niente, sinceramente, anche se non è che perché
è gestito dal centrodestra, tutto quello che va bene mi metto 90 per dire un numero a caso. No, cioè non posso avallare una cosa anche se è fatta dai miei amici della Lega. Questo non faccio. Ma il mio presentimento era tutt'altro. La prima mozione era la mozione del tecnicista e basta. Ho detto. Quindi, come dicevano i latini, excusatio non petita, accusatio manifesta, preferisco la dichiarazione allo consolo, aperti verbi, che certe dichiarazioni soffici, sfumate, politicamente corrette, che veramente mi fanno andare in bestia. Non dico le parole perché sono in consiglio di zona, poi la Presidente mi riprende, però io ho le altri termini per purificare i vostri interventi, sinceramente in questo momento lascio stare perché mi girano le madonne solamente a pensarci. Scusa, scusa, l'ho detto, scusa, l'ho detto, scusa, scusa. Ma per rispondere alla consola, che è divertente, gli rispondo con un articolo fatto, un'intervista fatta al professor Alessandro Meluzzi, che conosciamo tutti, che non è né un prete, né una, non è una, è una crisi, dicendo che mi auguro che l'impatto sui bambini sarà minimo, anche perché i bambini da questo punto di vista sono più saggi dei loro insegnanti e dei loro presidi delle scuole. I bambini, per fortuna, hanno ancora una quantità di salute mentale tale da amare la mamma che ha il seno e che è donna, ha una voce, un odore, un'emotività femminile, e il papà che ha altre caratteristiche maschili, un torace più ampio, muscoli e gioca a calcetto. Per parafrasare, divertendomi, quello che ha detto la Loconso. Ma la cosa più bella che dice lui Meluzzi, quindi io non posso essere tacciato di... Non potete denunciarmi, io ripeto quello che ha detto Meluzzi, e questi sono cacchi suoi, denunciate lui dopo. Perché se l'evoluzione avesse scelto che la generazione della vita dovesse essere basata sulla scissione come nelle amebe, le amebe si scindono senza aver bisogno di fare, ok? Invece che sulla meiosi come nei mammiferi, che è totalmente diverso, e attraverso la ricchezza del maschile e del femminile, la nostra specie non sarebbe neppure nata. Questo è quello che dice Meluzzi. Non volevo leggerlo, ma visto la divertente clima carnevalesco, comunque mi dispiace che la mia mozione abbia suscitato delle perplessità così forti da certe persone che pensavo invece che pensavo che invece magari non votare a favore, però si astenessero sulla mia mozione. Ha fatto invece trasparire le cose come stavano. Io accetto l'emendamento del consigliere La Terza per la modifica sulla mia mozione. Grazie. Ha accettato l'emendamento, basta, il proponente che lo deve accettare, quindi mettiamo in votazione la mozione così come emendata. Mi astengo io, guarda. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 12, contrari 21, astenuti 1, respinto. Come dicevo poco fa, sono state raggiunte le firme necessarie per discuterla in via d'urgenza, le mozioni presentate dalla consigliera capogruppo Melone e dal consigliere Agnusdei. Quindi passiamo alla mozione urgente, la parola alla capogruppo Melone. Grazie Presidente, l'ho letta prima, quindi non sto a ripetermi, grazie. Grazie capogruppo Melone, consigliere capogruppo Parise. Grazie Presidente. Prima di commentare questa mozione faccio subito due o tre affermazioni, considerazioni, in modo che dopo non si apra una discussione lunga due ore. Io non sono un negazionista, riconosco la Shoah, penso di aver studiato un po' di storia, riconosco l'Olocausto, riconosco le stragi fatte durante la Seconda Guerra Mondiale. So e penso di aver studiato cos'è stata la dittatura del fascismo e cos'è stata la dittatura del nazismo. Non credo nella parola nazifascismo, che è una parola che è stata creata in Italia ma che in realtà non esiste, perché il fascismo è una cosa e il nazismo un'altra, mentre il nazifascismo è una parola di un'unione di due che in realtà non è mai esistita.
Riconosco quello che sono stata la violenza delle leggi razziali, quindi non nego assolutamente nulla di quello che è la storia. Questo voglio essere chiaro sin dall'inizio, prima che qualcuno si alzi, che si faccia negazionismo, cose di questo genere. Non l'ho mai fatto e mai lo farò. C'è una piccola differenza però su questa mozione, specialmente nella parte finale. La consigliera Capotosti, sono andato a sentirmi l'intervento, non ha accusato nulla, ha soltanto detto che si spendono tantissimi soldi, e giustamente, non dico che sia sbagliato, per la giornata della memoria, per ricordare la Shoah, per ricordare l'Olocausto, e spesso non si spende neppure un euro per ricordare degli italiani, perché questa è la cosa che io voglio confermare, quindi non nego, ma voglio confermare una verità storica che spesso viene nascosta, che le stragi avvenute nelle foibe erano delle stragi di italiani che vivevano in territorio italiano, perché l'Istria era stata annessa all'Italia durante la prima guerra mondiale, quindi era Italia, non è stata annessa con la seconda guerra mondiale, e quindi quando le truppe titine, un nome quasi simpatico, titine, sembrano quasi delle brave persone, iniziarono la strage dei nostri connazionali. Tra l'altro sono stati momenti terrificanti, perché faccio un piccolo ricordo per chi non lo sapesse: chi è arrivato via mare ha trovato la salvezza, mentre Trieste, che fu liberata dall'Armata Rossa, perché scendeva dopo aver liberato la Polonia, è scesa ed è arrivata fino a liberare Trieste, e quindi è entrata a Trieste ed era il territorio della famosa area B, dal sud con lo sbarco in Sicilia invece sono arrivati gli alleati. Gli italiani che scappavano dall'Istria, che vedevano il confine Italia, c'era l'Armata Rossa che gli sparava contro. Cioè, queste sono state le tragedie di quegli anni. L'unica cosa che a me dispiace di tutto questo argomento, ripeto, io non nego niente, ma la cosa davvero triste è che non ho ancora sentito nessuno ammettere che, come le dittature fasciste e naziste sono state delle dittature tremende che hanno creato dei traumi gravi e ancora adesso forse non rimarginati dell'umanità, non ho ancora sentito nessuno ammettere che il comunismo ha commesso gli stessi reati, a partire dai gulag in Unione Sovietica, alle foibe e a tutto il resto. E solo per ricordare una cosa storica che mi dispiace, ma nessuno ha voglia di ricordare. Andate in quei posti, visitateli, fatevi una cultura, vedete quello che è successo. Non venitemi a dire che c'erano i campi di sterminio anche in... È vero, c'erano, non lo nego. Ma il problema è che lì sono state uccise delle famiglie italiane che col fascismo non avevano nulla a cui vedere. Erano degli abitanti nei loro paesi, specialmente a Pola e a Fiume, dove si sono verificate le più grosse strage. E io che sono, qualcuno di voi magari lo sa, sono veneto di origine, ho avuto dei parenti stretti di quelle zone, e non sto qua a ripetere che cosa ci hanno raccontato di quei momenti storici. Quindi quella cosa che io chiedo è solo rispetto di un fatto, non nego nulla, ma solo voglio riconfermare una verità che troppo spesso è dimenticata. Quindi questa mozione qua, davvero, nella sua tristezza, non c'è nessuna affermazione offensiva da parte della consigliera Capotosti, ma c'è stata soltanto un'affermazione del tipo: si spendono tanti soldi per altri ricordi, e ben venga, mi chiedo perché, per quando bisogna ricordare le stragi del comunismo, i soldi non si trovano mai. Grazie. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente, spiace correggere il capogruppo Parise, ma lui usa il termine spendere, dove invece la consigliera Capotosti ha usato il termine sprecare, e sprecare ha una valenza ben diversa, e sprecare ha una valenza ben diversa del termine spendere. Sprecare significa buttare via, significa appunto dare un disvalore a tutte le iniziative in ricordo della Shoah. Non sto a ricordare cos'è stata la seduta della volta precedente, quando la consigliera Capotosti, unica devo dire delle persone tra il pubblico, ha continuato a tenere un atteggiamento pessimo, di interruzione continua del dibattimento. Non sto a ricordare il fatto che la sua campagna elettorale si basava su un manifesto nel quale lei esibiva al collo la croce celtica, e questo manifesto è stato attaccato abusivamente in tutta la zona 9. Non sto a ricordare
le parole, i termini che ha utilizzato, quindi assolutamente io sono assolutamente condivido in tutto, in toto questa mozione e ritengo che un messaggio vada dato, perché non è possibile venire in un consiglio del quale tu non fai neanche parte e assumere un atteggiamento così insultante. Grazie. Grazie Vicepresidente Lo Consolo, Capogruppo Indovino. Grazie Presidente. Ma io faccio un appello a tutte le forze politiche sedute in quest'Aula. Noi arriviamo da due settimane nelle quali un nostro collega, il consigliere Cribbio, ha fatto un errore. L'ultimo consiglio di zona, il penultimo se calcoliamo anche quello in cui è caduto il numero legale, ha avuto con grande onore, si può utilizzare questa parola, comunque con grande rispetto nei confronti delle istituzioni, ha avuto il coraggio di assumersi la propria responsabilità e di dimettersi rispetto alle parole che ha detto. Nelle ore precedenti alla nostra seduta, il Consiglio Provinciale aveva approvato col voto di tutte le forze politiche, quindi anche quella del mio partito, del Partito Democratico, Rifondazione, eccetera, aveva approvato una mozione di censura nei confronti del consigliere Cribbio, perché era evidente la gravità comunque delle frasi che poi erano uscite sui giornali e che aveva postato su Facebook. Ora io chiederei la stessa severità e lo stesso lo stesso rigore istituzionale per chi prima, nessuno l'ha ancora detto, io abbiamo la registrazione, viene in consiglio di zona, quindi una consigliera provinciale, quindi una parte delle istituzioni dell'architettura dello Stato, viene in consiglio di zona dicendo testuale: ti facciamo dimettere, se non ti dimetti da solo, ti facciamo dimettere noi con le buone o con le cattive, cioè utilizzando questa terminologia che adesso devo cercare di trovare le parole giuste, ricorda tempi infelici e andati per questo paese, e ha caratterizzato un certo ventennio che probabilmente la consigliera provinciale, a cui la consigliera provinciale fa anche riferimento dal punto di vista politico, visto le cose che ha detto. Non solo questo, nella replica al consiglio provinciale, quando gli è stato fatto notare che non poteva in nessun modo permettersi di venire nell'aula di un'istituzione a dire quelle frasi, quindi a dire che faccio come ha fatto lei due giorni.